Nella lingua italiana l'articolo indeterminativo, cioè un, uno, una, può essere utilizzato anche davanti ai nomi propri. Nello specifico esistono quattro casi in cui l'articolo indeterminativo può essere utilizzato davanti ai nomi propri. Per capire meglio quando si può utilizzare l'articolo indeterminativo davanti ai nomi propri, utilizziamo quattro frasi d'esempio. Prendiamo la prima frase. Matteo è un Einstein. Un è un articolo indeterminativo. Einstein è un nome proprio, è il nome di un grande fisico. Lavoriamo sul significato di questa frase. Matteo è un Einstein significa che Matteo ha la grande qualità di essere una persona molto intelligente, come fu Einstein. In questa frase si parla di utilizzo di nome proprio Einstein per antonomasia, cioè si utilizza il nome proprio non per indicare la persona, ma per indicare la sua qualità principale. Einstein era intelligente, quindi Matteo è un Einstein significa che Matteo è una persona molto intelligente. La seconda frase, ad esempio, che analizziamo dice: in quella sala è esposto un Botticelli. Quando dico un Botticelli, non sto ad intendere una persona di nome Botticelli, ma facendo riferimento al pittore famoso Botticelli, vado a richiamare un suo quadro. Che cosa significa? Significa che nella sala a cui sto facendo riferimento c'è un quadro che è stato dipinto dal pittore Botticelli, come potrebbe essere per esempio il quadro della Venere di Botticelli. Il terzo esempio, una Milano caotica per la settimana della moda, è una frase nominale, cioè una frase senza il verbo. Generalmente in italiano questo tipo di frasi vengono utilizzate per i titoli di giornale. Una Milano caotica intende una città di Milano, cioè la città di Milano era molto caotica per la settimana della moda. Le frasi nominali, come in questo caso, hanno lo scopo di rendere la comunicazione più rapida. Il quarto esempio, ha telefonato un Giovanni, sta ad indicare che una persona chiamata Giovanni ha telefonato, ma che io che sto parlando e sto dando questa informazione non conosco questo Giovanni che ha telefonato. La stessa frase, o meglio, lo stesso messaggio, io lo posso dare dicendo ha telefonato un tale di nome Giovanni.